Un testo scritto viene da un proprio pensiero. Sì, diciamo da un proprio. È come se in quel momento ti metti nei panni, è un po' come il discorso della recitazione, insomma. Sì, secondo me sì, però avviene fondamentalmente sì, la maggior parte dei casi sì, anche perché poi i testi riflessivi soprattutto ti portano magari a pensare anche al momento che li scrivi, cioè viene fuori, tu parti da Appunto, un questo sto pensiero, dicendo. esatto, parti da un'idea fissa, anche da un titolo, io tante volte scrivo addirittura partendo dal titolo, questa canzone la voglio chiamare, via, che parto da quel concetto, Però sì, sono a volte si parla di situazioni e di storie che comunque sia, però sì, secondo me il pensiero è sempre, il pensiero principale è sempre per come la pensa poi, cioè io non Certo. scriverei mai di cose di cui non so, che non sono le mie idee, che cui vado con, cioè nel senso non so se mi spiego bene, non scriverei mai una cosa che non penso, che non credo vera, spacciandola per il mio pensiero. Certo. Solamente per far magari vendere due copie in più, per, ecco, quello magari no. Poi non lo so adesso come cambieranno le Che cose, però. pensi comunque della figura del cantautore? Perché abbiamo parlato di testi italiani e del Made in Italy e quant'altro, però comunque del cantautore. Il cantautore ha delle responsabilità, innanzitutto, secondo me, perché in quel mom nel momento in cui tu. Proprio c'è la musica, poi ha questo modo diretto, non so anche se le altre arti, ma penso di sì. La musica riesce a essere allo stesso tempo un mix di varie cose, perché per esempio tu in quel momento, se una canzone arriva moltissimo alla gente, tu la gente la puoi imbambolare tranquillamente con quella canzone, quindi devi stare attento a prendere la responsabilità anche di quello che dici, perché Certo. comunque sia. Quindi il cantautorato, soprattutto che va a spasso con i tempi, è quello importante, perché comunque va bene, 40 anni fa, 30 anni fa c'erano De André, Guccini, loro dicevano delle cose che all'epoca erano cose veramente, cioè, forse anche avanti, più avanti di quello che erano. E in quel momento loro riuscivano a far sbalordire gli italiani. Magari oggi come oggi pure l'avrebbero fatto, però proprio la nuova veste di cantautore fa la stessa cosa e devono cercare di fare la stessa cosa che facevano loro. Però è anche un rischio pericoloso perché allo stesso tempo tu metti praticamente nella testa, nella bocca delle persone delle cose che poi sono tu che hai scritto. Quindi secondo me è sempre un po' più di responsabilità. Certo. Cioè non è forse il ruolo sbarazzino che ha magari, che ne so, il gruppo rock o altre cose. È sempre una situazione un po' più impegnata, ma non perché è politica, perché è anche proprio impegnata di pensiero, cioè essere comunque più. Entra più nei passi delle persone, nei vestiti delle persone, quello sono il ruolo, e quindi c'è anche questo rischio che poi insomma. Ti piace che ci siano canzoni che siano belle o piacevoli per il teenager e per l'ottantenne? Sì, sarebbe fantastico fare una cosa del genere. E penso che siano veramente poche le persone che in Italia siano riuscite a fare cose del genere. Non lo so, adesso non ne ho neanche idea di chi, forse l'unica persona, adesso l'unico che mi viene in mente che ha fatto cose del genere, penso sia ultimamente Vasco. Riesco a vedere che piace a una vasta gamma di gente. Però si ha più. Cioè, bisogna poi distinguere anche dal discorso del fenomeno musicale e diciamo, dalla bravura di far arrivare. Cioè, spesso anche quello che c'è dietro bisogna vedere. Io sono ancora convinto che in realtà una persona è quello che fa, quindi mi piace pensare così. Però poi evidentemente magari dietro stanno altre situazioni, non lo Certo. so. Cioè, nel senso, arrivare a una vasta gamma di età spesso dipende anche da che lavoro c'è dietro tutto, insomma, l'artista, eccetera, eccetera. Tante cose. Sì. Esatto. La musica è per il cervello di una potenza incalcolabile. Ma quello che poi dicevo fino a pochi secondi fa, il discorso dei cantautori, cioè la musica in sé, tu quando canti una canzone veramente di facile impatto, cioè riesce veramente a imbambolare, ma non perché, non è una cosa, un modo di dire, cioè ha delle azioni sul cervelletto in una maniera incredibile la musica. Quindi a volte, ecco, parlare, mentre per chi è cantautore, dire certe cose a volte in maniera esplicita, c'è il rischio di andare benissimo, il rischio di essere poi criticato moltissimo, infatti ma ruolo proprio dell'autore, proprio, ecco, sì. Pochi brani o tanti nella produzione? Pochi ma buoni, assolutamente. Pochi ma buoni. Io odio gli album di 16 canzoni, di cui sono 3 ascoltabili e basta. Spesso succede che, perlomeno anche se non, ultimamente non ho più comprato CD,
come forse tanti, però comunque sia, io mi ricordo, compravo CD o cassette, ne ascoltavo due, tre di tracce di tutta la composizione, diciamo, il CD o l'album, quello che sia. Spesso si ascoltano quelle due o tre che più o meno Esatto, sono più. sì, che poi alla fine oggi come oggi c'è la possibilità di ascoltarle prima di comprare, se vuoi. Io ad esempio ho ancora la fissa di comprare perché mi piace proprio l'odore, la copertina, sono fissato. Però per esempio, cioè, non nego che prima molto spesso le ascolto da internet perché ultimamente mi mette paura comprare a volte anche il CD di un artista che magari adoro, perché ammetto che. Ma proprio i tempi, è cambiato proprio il modo di produrre il disco, a differenza magari di anche di 20 anni fa. Quindi, e poi è normale che nel lavoro si sente, c'è cioè più freddezza, assolutamente. Poi invece c'è sempre l'eccezione, ovviamente io ho spolverato moltissimo i giovani, sia, questo lo devo dire, sia oltreoceano che in casa nostra, i giovani cantautori, i giovani artisti, perché comunque sia, forse hanno ancora quel pizzico di ingenuità, che magari hanno perso tanti altri, Ti ecco. piace cercarla la musica? Esatto, ma io è la cosa che faccio di più. Come appunto dicevo prima, io nonostante adesso sto facendo un album, quindi sto sempre attento, oddio, aspetta, ma questo brano come lo faccio? Non lo faccio. Nonostante tutto, io non ascolto quasi mai la mia roba e vado a cercare. Oggi sono stato tutto il giorno a casa, io sono diventato matto. A un certo punto io ho cominciato a scaricarmi, proprio a sentirmi la roba, perché non avrei mai pensato proprio di tutto, perché se non. E quello è un processo di cui ha bisogno proprio il corpo, almeno per me. Penso di chi scrive, chiunque, di chi suona. Chi è Sono. per te un grande cantautore? Beh, io sono molto legato a. Sono molto più. Diciamo, che però non era proprio un cantautore, sono molto legato a Lucio Battisti come scuola. Nel senso, io sono forse molto più la scuola sua che quella di De André, Guccini, di Rino Gaetano, ma non perché non mi piacciono quegli altri. È semplicemente un discorso poi di attitudine, perché io diciamo che prima di tutto prediligo la musica. E questo è un errore forse che faccio, però beh, evidentemente adesso ancora è così. E poi io mi piacciono molto. Mi piacciono i cantautori che suonano. Perché adoro, cioè nel senso che sia proprio un cantautore, che non sia solo un autore che lo fanno cantare, cioè, quindi adoro, per esempio, mi piace Pino Daniele, mi piace Graziani, insomma, questa gente che comunque ha uno strumento nelle mani e riesce a tirar fuori sia musicalmente che ovviamente a livello di testi, che poi il testo non deve essere politico, cioè, a me anzi piacciono molto le storie in realtà, anche inventate, le storie di provincia, le storie del bar, le storie. Che ne so, della donna bella che passa, dello spacciatore, cioè molto storie di vita mondana, non sono Certo. uno. Anche di cantiere, per esempio, cioè le cose della vita del cantiere, che insomma, della vita del lavoro di oggi, che i morti sul lavoro che ci stanno, è una cosa che ancora purtroppo. Quindi ecco, questo qua mi piace cantare, e in maniera molto cruda, cioè lo dico proprio, questa è una cosa che io prediligo, cioè la cosa che arrivi subito. Non troppo. Giri di parole purtroppo non sono una cosa che No, amo. fa partite. Che amo, appunto. Quindi. Ti piace avere un cognome attribuito musicalmente molto importante, cioè Mancini, Henry Mancini. Sinceramente, non nego che Mancini è il mio nome d'arte, quindi, Esatto, questo. però non, siccome sono una persona molto, molto, cioè l'ho usato semplicemente per una situazione, cioè, abbastanza stupida, se posso dirlo, non la so neanche raccontare perché è veramente stupida. Però io sono molto legato a questo cognome perché in realtà, a parte che come si dice, appoggia bene. Cioè, e poi, seconda cosa, è un cognome che mi è venuto in mente perché cercavo appunto di distinguermi da vecchie cose per dare un nome proprio a questo progetto. E allora è venuto fuori questo cognome grazie, insomma, a una persona che conosco che mi ha detto: prendi il mio cognome, vediamo come sta, sta bene, quindi ecco, perfetto. Ti piacciono le colonne sonore? Sì, Morricone tantissimo, per esempio, ecco. Sì, mi piace proprio il suono, dove mi rimandano e poi le ascolto senza impegno, perché comunque è un mondo totalmente diverso che ancora non ho esplorato, quindi quando le ascolto con tale leggerezza che mi fanno impazzire, mi rilassano proprio, lo dico. Tipo Giù la testa, adesso mi viene in mente Giù la testa, per esempio, Morricone è uno di quei pezzi che ascolto Lui è un veramente maestro. spesso. Un mio amico pensa che ha studiato perché è diplomato al conservatorio. Dice che i giovani dovrebbero studiare Morricone e non Bach.
senza togliere nulla, Certo. però ha delle caratteristiche veramente potenti a livello acustico sul pubblico. Beh, lui è stato un grande innovatore e non nego che, per esempio, poi ha avuto anche nel suo. Lui ha fatto anche delle canzoni con Zucchero, per esempio, no? Un pezzo di Zucchero che ha scritto lui. Cioè, anche nella musica. Cioè, è moderno, cioè, quindi non stufa forse nemmeno. Proprio Certo. moderno, nonostante, ecco, veramente, cioè, è stato un gran passo avanti, secondo me. Creano un ottimo contorno per un film, le colonne sonore. Io dovrebbero farlo, nel senso che è normale, è come se, non lo so, stiamo al mare, cioè io lo faccio anche con il cibo, un discorso del genere, per esempio, non è come se tu stai a 1.000 metri e mangi il pesce, cioè sì, tutto si può fare, il pesce di mare, però dovrebbero farlo, cioè, dovrebbe essere attinente. Io con Morricone le vedo, anche perché poi per esempio ho visto molti anche film legati al West, insomma, dove lui ha fatto le cose, però insomma non, penso che quella sia la prima cosa. Adesso non solo poi le colonne sonore scritte da lui, che è un grande, ma anche di tanta gente che le sperimenta, insomma, anche gente che magari non ha fatto musica pop, rock, ok. Poi l'ha fatto, ok, penso sia sempre stato deve essere una cosa attinente, che poi ultimamente poi non ci sono proprio più le colonne sonore vere e proprie, sono delle canzoni che poi scelgono per magari un film, mentre nella commedia, che molto spesso non c'entra veramente niente. Però ma sì, magari è una canzone carina, quello lì magari è una persona che ha le mani in pasta, riesce a piazzare questa canzone alla sigla, quindi fai molti più soldi con i diritti, ok, però magari diciamo, c'entra perché c'è stata canzone, magari non ce n'è un'altra. Quindi ecco, secondo me è una cosa che poi chi guarda attentamente questi dettagli si rende conto. Te ne rendi conto? Cioè, Sono esatto. d'accordo. Marco, siamo giunti alla fine di questo momento. Io ti ringrazio Ma che grazie a tantissimo, voi, è stato un grande assolutamente, è stato un piacere piacere mio. averti con Piacere mio. me e ti lascio gli ultimi 2 minuti di riproduzione tua, ok? Con la Va chitarra. bene, ok. Grazie a tutti, ricordo a tutti il canale YouTube che è youtube.com/depourparler. Ascoltate la musica, vivetela, ascoltate le colonne sonore, ascoltate Marco e buona vita a tutti. Ciao ciao!